e riprendiamo la trasmissione Magia, Stragoneria Paganesimo con qualche minuto di ritardo nonostante tutto quello che è successo oggi. Cosa è successo oggi? Che appena terminata la lettura del brano del Crogiolo del Male, eh, probabilmente Giove Tonante o chi per esso o semplicemente per un fulmine, un normalissimo incidente, la radio ha preso un fulmine e si sono bloccate tutte le trasmissioni. Eh, il tecnico è arrivato, ha lavorato fino adesso poveraccio, per riuscire a ripristinare al meglio la radio. La radio è stata ri ripristinata al meglio, sono stati trovati i passaggi del fulmine, c'erano parecchi fusibili guasti. E eh, naturalmente è stata danneggiata la programmazione radiofonica fino a quest'ora. Però adesso la radio può tranquillamente riprendere le trasmissioni, può tranquillamente ricominciare a trasmettere, può ricominciare a, a, fare, a fare la programmazione normale. Riprendiamo la trasmissione con Magia Stragoneria Paganesimo, trasmissione che dalle 19 alle 20 va in onda. Avrei dovuto fare la lettura del Gesù di Nazareth e umana e invece riprendo la trasmissione di oggi. Risprendo la trasmissione di oggi perché il Crogiolo del Male lo riprendiamo un attimino. Il, nel Crogiolo del Male abbiamo visto come viene distrutta la sospensione del giudizio nelle persone. Riprendiamo il discorso sul Crogiolo del Male. Che cos'è il Crogiolo del Male? Il Crogiolo del Male è l'arte attraverso la quale un sistema sociale eh, costruisce se stesso, impone se stesso a un bambino. Naturalmente abbiamo diverse tensioni all'interno del sistema sociale, no? abbiamo un sistema sociale che tenta di espandersi, che tenta di crescere, che tenta di dilatare continuamente se stesso e questo anche se si impone sul bambino e si impone affiancandosi al bambino, non è asfissiante nei confronti del bambino, mentre invece abbiamo un sistema sociale che è asfissiante, che è forte, che è duro, che, si impone, che chiede sottomissione a qualunque costo. No? Eh, queste due, due contrapposizioni che noi abbiamo, tutto sommato, vanno a costruire la persona e danno una direzione alla persona. Il corgiolo del male è quello che tende a di distruggere ogni possibilità del bambino di eh, costruire se stesso, di dilatare se stesso nel mondo. Lo costringe a sottomettersi, lo costringe a piegarsi ai voleri. Bene, allora, noi riprendiamo adesso il discorso che abbiamo preso le, sulla sospensione del giudizio nel crogiolo del male e dopo faremo un discorso, affronteremo il discorso generico e il discorso generale eh, sempre sul paganesimo a stragoneria prendendo magari a, 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 come spunto un po' di rassegna stampa normalmente io in questa trasmissione non prendevo telefonate se non verso la fine se non pochissime telefonate Vedremo oggi di riuscire a mediare la cosa per l'eccezionalità dell'evento. Dunque, allora vi rilego quello che ho letto oggi, la sospensione del giudizio nel crogiolo del male. La sospensione del giudizio è il fare naturale e obbligato del bambino appena uscito dalla vagina della madre. In quel momento il bambino non si può definire stupido, ma non emette giudizi, in quanto non è stato ancora educato condizionato a farlo. Dal punto di vista della scienza attuale si direbbe che ha tutte le sinapsi accese e collegate, ma per esprimere giudizi deve focalizzare la sua attenzione spegnendo parte dei suoi collegamenti sinapsici. Ho già ricordato oggi che io prendo eh, come punto di riferimento per la discussione, cioè per, per l'espressione di cosa di cos'è eh, la, la focalizzazione del bambino il reticolato sinapsico, però se voi vi leggete Castaneda il, troverete il termine di eh, punto dall'ineamento, punto di focalizzazione dell'attenzione. Eh, sono tutte valide come espressioni e non esiste un'espressione diversa dall'altra, dal punto di vista della scienza attuale si direbbe che a tutte le sinapsi accese e collegate. Ma per esprimere giudizi deve focalizzare la sua attenzione spegnendo parte dei suoi collegamenti sinapsici. Una parte di questi collegamenti vengono spenti in quanto qualificano l'essere come componente della specie, meno una piccola parte che copre l'area comportamentale che noi definiamo comunemente come la differenza fra la persona socialmente stupida, cioè ai limiti dell'intelligenza sociale, alla genialità. Come capacità di comprensione dell'esistente, sempre in riferimento ai parametri del sistema sociale in cui viviamo. Cioè esiste una banda nella quale il bambino si può muovere. Eh, il bambino appena nato non emette giudizi, egli è volontà che lo spinge ad esercitare le proprie determinazioni. Egli adatta se stesso alle sollecitazioni che riceve dalla madre prima, nell'ambito familiare poi, e infine verifica lo spegnimento sinapsico nell'ambito sociale, nel quale ha i riscontri. Della funzionalità delle proprie scelte, come risposta alle sollecitazioni provenienti dalla madre e dall'ambito familiare o dalla comunità ristretta nella quale ha fondato i primi mesi e i primissimi anni di vita. Lo spegnimento sinapsico può essere senza ritorno, può avvenire in modo rigido, rigido e totalizzante per l'individuo, o può essere più leggero, come se i collegamenti risultassero sospesi, quasi si tenessero pronti per la riaccensione. I primissimi mesi, i primissimi anni di vita sono eh, determinanti nella formazione del futuro del piccolo essere umano. La sospensione del giudizio è un atteggiamento presente alla nascita del corpo fisico, un atteggiamento che impone al nuovo nato una domanda sempre presente. Cosa ancora non conosco per emettere un giudizio? Cosa devo sapere? Cosa e come devo chiedere? Come posso comunicare quello che voglio? Nel crogiolo del male la madre si ritiene creata d'immagine e somiglianza del suo Dio. Lei sa qualunque cosa mentre il suo bambino è stupido, piccolo, indifeso e impotente. La madre prima il sistema familiare spengono al bambino il reticolato come loro sanno fare. In stregoneria si dice che fissano l'attenzione del bambino. La non conoscenza. L'adesione ad un'immagine presentata costruisce un'ancora che salda un individuo a delle certezze fantasiose, ma gli impedisce di balzare nell'infinito delle condizioni umane. Che quest'ancora si chiami Dio Creatore o ragione, comunque blocca l'individuo nel punto in cui la vita lo ha sconfitto. Il Dio Creatore o la ragione costruisce la sua certezza e con quella certezza sia pur con delle modificazioni funzionali ha, 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 ha arrancato eh, dunque vediamo il Dio creatore la, o la ragione costruisce la sua certezza e con quella certezza sia pur con delle modificazioni funzionali la madre ha arrancato per tutta la vita quelle certezze deve imporle al figlio la madre costringe il figlio ad adeguarsi alle sue certezze lei è stretta nella morsa della paura. Ha paura che quell'ancora si stacchi. Lei non la staccherà mai. Si considererebbe spersa in preda al panico. Quell'ancora alimenta le sue certezze anche sul letto di morte. Quell'ancora è il suo giudizio assoluto, determinato, inappellabile. Quel giudizio deve essere imposto. Le sue moine, le sue carezze. I piccoli ricatti psicologici e affettivi, le non risposte alle sollecitazioni del figlio e ancora le risposte che non giungono mai, i muti perché che la madre non è in grado di affrontare, i muti perché rimasti senza risposte. Il loro avvizzimento alla fine uccidono la ricerca del perché delle cose del bambino. La madre ha trionfato, ha imposto se stessa al bambino. Il bambino ha cessato di proporre il proprio vuoto da riempire, il bambino ha accettato il proprio vuoto, ha smesso di chiedere. La ricerca del bambino è stata finalmente uccisa. I fenomeni che il bambino attendeva per costruire se stesso, i suoi giudizi, non sono mai arrivati. Quando finalmente arrivano per altre vie, sono stati distrutti gli strumenti emotivi, psichici e sinapsici per poterli elaborare. Il tradimento nella costruzione del suo futuro è arrivato dalla madre. Quando gli strumenti dovevano essere forgiati, la madre gli ha forgiato un'ancora con la quale bloccargli il volo nell'infinito. La madre costringe il bambino ad emettere il giudizio. Ma che bello questo bambino! Assomiglia alla mamma o al papà? Quanta fame al mio piccino! Piange! Poverino! Hai sonno! Non sono risposta al bisogno del bambino. Al bisogno espresso si risponde solo con l'azione, la soddisfazione del bisogno. Il bambino viene avvolto nell'elencazione, un'elencazione più o meno ricca a seconda degli elementi che madre, padre e famiglia riescono a presentare, a seconda delle ricchezze che hanno accumulato nel corso della loro esistenza. Alla fine diventa, nei casi più gravi, solo costrizione al giudizio. Alle battute da mentecati il bambino è sollecitato a rispondere, ad interiorizzarle, battute stupide e domande da deficienti. Da quanto bene, ma quanto bene vuoi alla tua mamma? Guarda che va alla sorellina. Che buono il gelato ti piace. Il bambino spegne le sue sinapsi organizzando se stesso su quanto la madre gli offre. La famiglia li conferma, il sistema sociale approva. Il bambino è costretto ad emettere giudizi nonostante che i fenomeni non arrivino o non siano sufficienti né egli sia più in grado di ricordare cosa ha perso. Cosa rimane a questo individuo? Giudizio dopo giudizio, costruisce l'elenco del suo mondo, lo descrive e, quando non è in grado di descriverlo, invoca i fantasmi della ragione e del Dio Creatore, la logica, matematica, il potere dogmatico della scienza. Questi oggetti. Lo possiedono in misura in modo diverso a seconda del suo divenuto. Qualche madre non è assoluta, qualche madre non è totalizzante, qualche famiglia ha sete di conoscenza, qualche madre si ribella alle condizioni subite e intollerabili. Qualche padre è ardimentoso, qualche madre affronta la vita serrando i pugni, qualche padre rifiuta di essere un padrone e preferisce essere un padre. Qualche madre ascolta il sussurro del sole e dell'essere natura. Qualche padre preferisce il soffio del vento al bicchiere in osteria o alle riunioni dei dirigenti d'azienda e simili. In quei casi il reticolato sinapsico si adegua, ma i giudizi a cui il bambino è sollecitato non sono assoluti, non sono imposti violentemente, non sono necessariamente espressi a difesa della sopravvivenza emotiva. Il giudizio è accondiscendente, ma personalizzato. C'è la possibilità del dubbio, la possibilità di aggiungere delle variabili. Li chiamano ribelli, li chiamano secchioni, li ritengono barbosi e pedanti, monotoni nella continua ricerca che sembra non porti a nulla. Ma sono coloro che non si adeguano agli schemi della pulsione di morte, coloro che hanno messo in atto delle strategie di vita per costruire il loro futuro, qualunque quello sia purché si sottragga il grigiore da pulsione di morte espressa nel presente. Costoro sono coloro che non si inginocchiano perché i genitori non ritenevano importante servire il prete o comunque i genitori che costruivano delle variabili. Sono coloro che guardano il televisore ma sono in grado di gustare la lettura di un libro. Sono coloro che an sono ancora curiosi. Fino a una trentina d'anni or sono, erano pochissimi, ma solo per quanto riguarda il televisore eh, non per quanto riguarda il televisore, ma per quelli che avevano la possibilità di eh, ribellarsi o costruire qualcosa di diverso a ciò che era imposto. Oggi sono molti di più, in quanto molti più genitori hanno cominciato ad imporre a se stessi anziché subire le imposizioni del sistema sociale. Molti più genitori hanno rinunciato ad imporre la pulsione di morte, cercando di dilatare se stessi anziché rintanarsi in rifugi bloccati da ancore che concedono una sicurezza apparente in cambio della distruzione della costruzione del futuro. Nel crogiolo del male vedremo la prossima volta come invece avviene il discorso dello scetticismo. La sospensione del giudizio eh, che mette in essere il bambino in realtà non è una sospensione del giudizio volontaria, cioè non è la mia sospensione del giudizio, ma è il suo modo eh, diretto di guardare il mondo, cioè non è in grado oggettivamente di emettere dei giudizi, cioè non ha elementi per emettere giudizi, non ha gli strumenti per emettere dei giudizi. Eh, il bambino nasce dalla vagina della madre e nasce come volontà, cioè come azione che costruisce il mondo, che costruisce se stesso. Il bambino è oggettivamente azione, è volontà. Dopodiché viene costruita la ragione del bambino e il bambino comincia a emettere giudizi, comincia a descrivere il mondo, comincia a costruire i giudizi. Bene. La sospensione del giudizio ancorgiore del male in realtà non esiste un impedimento al bambino eh, reale per, per impedirgli di sospendere il giudizio, perché la sospensione del giudizio va fatta dall'adulto. Esiste invece eh, una forza prepotente che costringe il bambino eh, dentro una descrizione sempre più, sempre più stretta, sempre più rigida. Cioè, al bambino potete raccontargli «La vispa Teresa vedea sull'erbetta gentil farfalletta». Oppure, con lo stesso dono, con la stessa inclinazione, con le stesse cose, potete dirgli un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del fluido spostato. Le cose non cambiano assolutamente. Ciò che cambia è la capacità del bambino di riuscire a capire il senso delle cose e dilatare se stesso, costringere la sua descrizione del mondo a dilatarsi in mille direzioni. Pertanto, la qualità della cosa, la stupidità del contenuto di quanto gli si offre al bambino, altro non fa che radicare eh, il pensiero del bambino in un ambito molto più, sempre più ristretto, finché ad un certo punto eh, il, il pensiero del bambino diventa un pensiero povero. Arriviamo all'assurdo all che molte volte eh, molti bambini si fermano davanti alla televisione, bevono a ore e ore di televisione. Proprio perché la televisione ha la capacità di stimolare l'apertura del suo pensiero. Cioè arriviamo all'assurdo che la televisione non solo fa da educatore mentre i genitori non ci sono, alcuni genitori se ne sbattono altamente, ma addirittura diventa l'unico strumento dal quale ricevere degli stimoli per dilatare il proprio pensiero. E questa è una grande carenza che ha eh, la famiglia in generale perché... Perché il concetto delle persone è il concetto di essere create da Dio, cioè se uno ci pensa e dice io sono creato da Dio, può pensare ai suoi figli come gente da allevare, come personale da allevare. Tanto lui è creato in magia e somiglianza di Dio, dunque a me basta allevarlo. Invece non è vero. Il soggetto che nasce è un soggetto che viene costruito, ma l'adulto è un soggetto che deve continuare a costruirsi. Se l'adulto non è un soggetto che conti eh, continua a costruirsi, altro non darà al bambino che la sua sconfitta. Tanto lui è arrivato, tanto non esiste uno sconosciuto che lui deve affrontare. Per cui costringe il bambino in un ambito della ragione, in un ambito di pensiero estremamente ristretto. Questo è per cui la sospensione del giudizio nel crogiolo del male avviene come elemento eh, indiretto, diciamo. In pratica si costruisce il giudizio del bambino, ma lo si costruisce il giudizio del bambino nella misura, nella maniera più povera possibile. Cioè anziché stimolare la crescita, anziché far vedere... Come sia divertente l'essere adulti o, eh, o la ricchezza dei fenomeni che si possono avere, oppure gli si, gli si mostra il lato, il, lato, eh, il lato avventuroso, il lato di crescita, il lato di costruzione dell'essere adulti. Se non si fa questo, non si fa altro che chiudere sempre di più il bambino entro se stesso. Cioè, una, presa, una presa elettrica in casa, perché il bambino non la deve toccare? Avete mai pensato a spiegare a un bambino di due anni perché non deve toccare la presa elettrica in casa? Cioè nessuno ci pensa. Tutti quanti affermano che il bambino non deve toccare la presa elettrica, ma nessuno si dice perché io non devo dimostrare al bambino di due anni perché la presa elettrica non la deve toccare? Cioè, nessuno ci si prova a fare questo. Perché nessuno ci si prova a dimostrare al bambino perché una pentola che sta sul fuoco non deve essere toccata? anziché dire semplicemente non devi toccarlo, impedirgli dagli schiaffi e impedirgli di farlo, cioè perché usare un sistema e non un altro? Perché l'adulto è stato sconfitto, cioè l'adulto pensa al bambino come stupido, come animale da allevamento e siccome è stato sconfitto da un dio padrone che lo ha messo in ginocchio o da una ragione molto ristretta, così si pensa anche al bambino come un personaggio da allevamento, cioè una non persona che è stupido, beh, dopo crescerà tanto. È immagine e somiglianza di Dio. E guardate che il concetto di essere a immagine e somiglianza di Dio eh, non è un concetto che dice: Ma io non sono cristiano, io non sono cattolico, io sono ateo, io questo concetto non l'ho. No, c'è lo stesso cioè, e eh, eh, va al di là, va al di là. Di, eh, della convinzione religiosa perché è una convinzione educazionale cioè è una cosa che supera il convincimento eh, religioso pure semplice perché quando si va a affrontare la vita la vita si affronta con gli strumenti del condizionamento educazionale così facendo naturalmente non si incontra il divino non si incontra la divinità del circostante e ha il principio speranza il potere di speranza che è la divinità eh, che abbiamo davanti quando costruiamo qualcosa perché, perché speriamo che quel qualcosa che costruiamo arrivi alla fine per cui è un potere divino sostituiamo aspettativa cioè l'aspettativa di qualcuno l'aspettativa di qualcun altro l'aspettativa di qualcuno che faccia delle cose che noi non siamo in grado di fare, non, abbiamo, non ci siamo dati gli strumenti per affrontarle. Infatti, perché non esiste nel cristianesimo il principio speranza? Perché nel cristianesimo non esiste la speranza, esiste l'aspettativa del, del, della resurrezione, esiste l'aspettativa dell'intervento di Dio, esiste l'aspettativa del Dio che faccia i miracoli, che ti guarissa, se non esiste invece la speranza di costruire qualcosa, la speranza di cambiare, e di trasformare le cose. Vediamo un attimo. Bene, eh, questo è il concetto fondamentale. Il concetto fondamentale è che gli esseri umani, sviluppando il proprio crogiolo, sviluppando se stesso, incontrano le divinità che ci circondano. Io non cesserò mai, mai, di battere su questo punto. Perché? Perché questo punto è l'elemento centrale di tutta la filosofia pagana. Visto che eh, la trasmissione oggi è andata in questo modo, ehm, prendiamo un attimo il concetto del paganesimo all'origine, cioè il concetto del paganesimo in generale. Il paganesimo è l'unica religione e sto parlando di tutti i paganesimi, tutti i paganesimi antichi, no? non sto parlando della discussione moderna che esiste in questo momento fra i vari gruppi, che è un po' un, un, un casino. È l'unica eh, forma religiosa che afferma questo. Non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio dell'universo. Esiste eh, la volontà della trasformazione nell'universo stesso, cioè in tutti gli oggetti che ci circondano. In pratica cosa è successo? È successo che quello che è stata l'unità eh, iniziale all'inizio del tempo, all'inizio dei mutamenti, si è dissolta dissolvendosi, chiamatelo Big Bang, chiamatelo come volete, eh, io preferisco sempre la visione orfica dell'uovo messo incinto da Eros e che dà vita al caos primordiale e così via. Per cui tutta la volontà di trasformazione, tutta, eh, tutto quello che è, appartiene a tutto ciò che è venuto fuori, cioè a tutto ciò che si è espresso dal caos. Per cui ogni oggetto... Ogni oggetto ha la volontà in sé, ha le trasformazioni entro se stesso. Non esiste una volontà creatrice all'inizio dell'universo, ma esiste l'universo che nel suo insieme va a costruire la coscienza universale. Allora, la coscienza universale non sta all'inizio dei mutamenti, all'inizio del tempo, ma sta alla fine come costruzione del presente: cioè, il presente attraverso le sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Questo assioma eh, fondamentale, cioè questo postulato, ciao Alvise. Questo postulato fondamentale è alla base di tutto il paganesimo e di tutta la stragoneria. Perché questo? Perché se io dico che la volontà delle cose, eh, la, cioè la volontà creatrice, la volontà di trasformazione, sta nelle cose che esistono, sta negli esseri, nelle coscienze, scusate un attimo perché. Se io dico che la, la volontà di trasformazione e la um, necessità, il potere, il divino sta nelle coscienze, in quello che oggi c'è, c'è in questo momento, e che tutto quello che c'è in questo momento, le coscienze, il loro divino, la loro volontà, altro non fa che costruire la coscienza universale, significa che ogni coscienza, ogni essere, ogni, ogni attimo di vita, ogni pensiero, sia che io la percepisca, che io non la percepisca, ha come, scopo, ha come scopo fondamentale il dilatarsi per diventare eterno, cioè per seguire le rinascite. Voi sapete, e se non sapete ve lo dico io, nel paganesimo abbiamo una cosa fondamentale, è la rinascita. Voi troverete specialmente nei, nei Misterici il, il discorso della Divinità che muore e rinasce. Attenzione. La rinascita non ha niente a che vedere con la reincarnazione, non ha niente a che vedere con la metapsicosi, non ha niente a che vedere col karma, non ha niente a che vedere con tutte queste cose, cioè non mescoliamo le cose, tant'è che noi leviamo il termine rinascita, cioè nascere nuovamente, e usiamo il termine nascita. Cioè eh, noi, abbia scusa, noi abbiamo scusa Alvis, ma noi abbiamo eh, la nascita continua delle coscienze, cioè la nascita in continuazione, che non è una rinascita, non è un filo karmico, ma è eh, energia vitale non cosciente che si trasforma in coscienza. Nel momento stesso in cui l'energia vitale da incosciente si trasforma in coscienza, diventa un divino, diventa un dio, qualunque essa sia il verme, l'uomo, la pantera, la pianta, l'albero, il filo d'erba, si trasforma in un divino e ha come scopo il dilatarsi, il crescere, aumentare se stesso, riuscire a diventare sempre più grande e trasformare quella fase in cui vive, cioè da morte del corpo fisico, per noi della natura, dopo per altri esseri è diverso in nascita del corpo luminoso, in pratica è una rinascita. Ora, il fine di tutta questa sequenza è arrivare alla fine del tempo, arri arrivare alla fine dei mutamenti dell'universo, a costruire la coscienza universale. La coscienza universale che si va a costruire alla fine del tempo, altro non è che la somma di tutti i percorsi consapevoli di tutto ciò che esiste. Per cui in teoria noi par potremmo parlare di un assoluto che non esiste, di un assoluto che esiste in potenza ma che non esiste in coscienza, di un assoluto che si va a costruire un po' alla volta. Noi possiamo parlare di questo, però non vogliamo dargli valore, non vogliamo dargli peso. Perché? Perché la centralità del paganesimo è l'attimo in cui viviamo, cioè l'attimo presente in cui noi siamo coscienti e esprimiamo la nostra coscienza. È centrale, è fondamentale, perché in ogni attimo un pagano affronta una sfida. La sfida che affrontiamo per vivere in questo attimo è ciò che mi costruisce per l'attimo seguente. Cioè, come io affronto la sfida in questo istante, così mi predispongo ad affrontare l'attimo seguente. Per cui, non, è, non sarebbe in teoria necessario che io conosca eh, la filosofia pagana o la teoria della stragoneria. L'importante è che io affronti ogni attimo, per cui ecco che userò l'agguato, userò l'attenzione, userò l'intento, userò la sospensione del giudizio, userò il sognare, userò tutti quegli strumenti che appartengono alla stragoneria soltanto vivendo ogni attimo della mia esistenza. Questa è la centralità di quello che vogliamo dire. E quello che noi incontriamo attorno, quello che ci circonda, ha la stessa forza e la stessa determinazione. Cioè, l'albero, come me, vuole crescere, come me, vuole svilupparsi, come me, dilata la sua coscienza. Chiaramente, cosa succede? Che la quercia, nel, da quando il suo nonno è uscito dal brodo primordiale, la sequenza che da quel momento l'ha portata ad essere quercia, suo nonno gli ha dato delle determinazioni diverse. Cioè, gli ha dato degli strumenti, delle armi attraverso le quali costruire al meglio la sua consapevolezza. Mio nonno, quando è uscito dal brodo primordiale, mi ha dato degli altri strumenti e delle altre eh, forme, degli altri mezzi, per costruire la mia consapevolezza. Attraverso l'adattamento di forme e mezzi all'interno degli esseri della natura si è costruito tutto ciò che esiste. Cioè, ciò che esiste non è altro che il frutto dell'adattamento, della volontà di espansione, di ogni essere, di ogni coscienza, di ogni cosa che si è formata. Il fine di tutto questo è la costruzione della coscienza universale. Il fine è costruire la coscienza universo. Detto questo, questo è l'assioma del paganesimo. Allora, io sono responsabile della mia vita. Cioè qualsiasi siano le condizioni che io incontro dall'esterno verso l'interno, cioè sia che io sia libero, sia che io sia in galera, sia che io um, se, non so, stia in un campo di sterminio, sia che io stia in una foresta amazzonica, sia che io stia in una città, in qualunque situazione io mi trovi, ho sempre la possibilità di essere me stesso. Certamente se certe condizioni mi impediscono di essere me stesso, posso ritirarmi posso eh, impedire a quelle condizioni di in essere interiorizzate, però ho sempre la possibilità di costruire un cammino di libertà, un cammino in cui sviluppo il Dio che ho dentro. Questo è il principio fondamentale del della stragionalità del paganesimo. Non esiste nessuna volontà creatrice, esiste eh, il presente, tutto ciò che esiste nel presente, che va a formare la coscienza universale. Detto questo, cosa succede? che quando qualcuno propone una volontà creatrice, un Dio, un Gesù, un figlio del Dio padrone, tutto il resto da proporre, chiaramente ha bisogno di impossessarsi degli individui, deve necessariamente mettere in ginocchio gli individui, solo per il fatto di presentare questa forma, questa determinazione filosofica, solo per presentare questo ha uno scopo unico, mettere in ginocchio le persone, appropriarsi delle persone, rubare ciò che le persone fanno. Eh, impedire loro di affrontare l'attimo presente e di crescere, questo è e non esistono cose diverse da queste, esiste solo questo, non esiste nient'altro. Come facciamo a sapere che non esiste nessuna coscienza inizio universo? Perché possiamo andare a vedercela, perché abbiamo gli strumenti per farlo, gli abbiamo gli strumenti dentro di noi per farlo, per cui gli stregoni sono in grado di andare a vedersi. E ogni essere umano può andare a vederselo facendo un percorso di stregoneria. Perché questo? Perché ciò che si crede non è un atto di fede, non deve essere un atto di fede, ma deve essere una questione di disciplina. Cioè una persona deve essere eh, sufficientemente autodisciplinata per costringere se stessa a vivere al meglio, al 100%, ogni attimo della sua esistenza. Qualcuno potrebbe dire ma è faticoso fare questo, eh, sì è vero, è faticoso ma è altrettanto faticoso vivere in ginocchio. Anzi, se fare questo è faticoso prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, è altrettanto faticoso e altrettanto pesante vivere in ginocchio e accettare di vivere prostrati. Questo è molto infinitamente peggio. Chiaramente mentre la fatica per alzarsi dall'essere in ginocchio è una fatica che viviamo adesso, la fatica che è stata fatta, o meglio, lo sforzo che hanno fatto per metterci in ginocchio quando eravamo infanti, quando eravamo ancora in fasce, eh, non ce la ricordiamo più, per cui alcune persone pensano che sia naturale che, eh, essere in ginocchio, essere prostrato o comportarsi in un modo che io ritengo aberrante per l'intera specie prendersi nelle proprie mani il proprio futuro e il proprio divenire. Questa è la cosa essenziale. Dati eh, questi assiomi fondamentali del paganesimo, cosa succede? Succede che ciò che mi circonda è divino, ma non è divino solo l'albero, la natura, l'essere terra o l'essere sole. È divina anche la tensione che mi spinge, cioè la tensione che spinge gli esseri a fare in un certo modo è un divino in sé, è una forza all'interno dell'essere natura, è la forza all'interno dell'essere universo. E la prima forza che noi troviamo è necessità. In filosofia, necessità è quella forza che ci fa fare ciò per cui noi non possiamo fare altrimenti. Per esempio, noi non possiamo, eh, come esseri umani, se non adesso che possiamo costruire macchinari, eccetera, vivere sott'acqua. Non possiamo vivere sott'acqua, per cui è assurdo pensare che noi viviamo sott'acqua. Noi necessariamente dobbiamo vivere sulla Terra, non può essere diverso da questo. Dunque, noi abbiamo la forza, abbiamo necessità come ogni essere dell'universo, che lo spinge a fare ciò che egli è, cioè la tensione eh, di adattarsi a tutto quello che egli trova. Però una coscienza non è solo necessità, è anche volontà cioè anche la ricerca della situazione migliore all'interno della quale crescere e costruirsi. Fra scegliere se vivere in riva all'acqua o vivere in montagna, io posso scegliere o vivere in riva all'acqua o, ri o vivere in montagna, però non posso non scegliere di vivere, cioè, posso scegliere di non vivere, posso scegliere di suicidarmi, però se devo vivere, se devo obbedire alla necessità di vivere, io... Posso scegliere dove vivere, ma non posso scegliere di non vivere se non cessare il, il progetto che ho in corso, cioè il progetto di costruzione di me stesso. Cioè io all'interno della necessità posso scegliere, eh, per cui a necessità sommo la mia volontà. Somma, nel momento stesso in cui alla necessità sommo la mia volontà, io, qualunque essere, un verme, una, una chiocciola, il sole, cioè, diventano un Dio. Perché? Perché si fanno fatto, perché ciò, la loro scelta è una scelta divina. Loro scelgono nell'ambito in cui sono, non possono scegliere fuori da quello che sono, un pesce non farà mai le mie scelte, una stella non farà mai le mie scelte, le scelte sono diverse e nell'ambito di ciò che si è si può scegliere. Nella misura in cui si è in grado di scegliere, ci si fa fatto e la propria parola diventa la parola del Dio, la, il proprio destino il proprio divenire. Dunque, quando la necessità sommiamo la nostra volontà, noi diventiamo un Dio. Ma allora se noi diventiamo un Dio, tutto ciò che ci circonda è Dio, nella misura in cui è la sua necessità, somma la sua volontà. Ed ecco allora che il mondo è fatto da divini, è fatto da dei che percorrono un cammino verso l'eternità dei mutamenti. Questa è l'essenza del discorso pagano e nella misura in cui io a necessità ho sommato volontà, mi sono fatto fatto, mi sono riconosciuto come un Dio, posso costruire le relazioni come ogni altro Dio, con ogni altra tensione che mi circonda. E la relazione è immediatamente una relazione divina, per cui posso chiedere a quella relazione di soccorrere il mio fare e a mia volta soccorrere il fare di ogni altro Divino. Ma non lo soccorro perché io lo impongo, io lo voglio, ma lo soccorro perché quel fare, quel divino è me stesso, cioè io come Dio sono qualunque Dio che mi circonda, e questo è il potere del paganesimo. Detto questo, io posso usare qualunque nome per definire il divino che mi circonda, e davanti al divino che mi circonda io non posso necessariamente mettermi in ginocchio perché ciò toglierebbe a me il fatto di essere Dio, per cui il Sole può essere una coscienza enorme, gigantesca, può abbagliare la mia consapevolezza, ma quando io vedo il Sole, vedo un Dio uguale a me, per cui io posso diventare Sole, forse quando morirò diventerò parte integrante del Sole, cioè sommerò la mia coscienza, la mia consapevolezza, la coscienza, la consapevolezza del Sole, ma non sarò mai in ginocchio davanti al sole. Poi ci sarà qualche pazzo che tenterà di trasformare il dio padrone e mettere in ginocchio gli esseri umani, ma questo è un altro discorso. Questo fa parte della follia, della pazzia, um, per cui alcuni individui incapaci di affrontare la vita, incapaci di costruire se stessi, preferiscono appropriarsi di altri individui. E allora non c'è nessuna differenza fra il Dio dei cristiani o il Sole quando le persone vengono messe in ginocchio, quando qualcuno viene messo in ginocchio. Però il problema, il, il, il punto è questo, che comunque io voglia o non voglia, il sole è una consapevolezza, è una coscienza con la quale io posso costruire una relazione. Com'è che costruisco questa relazione? Attraverso il mio fare quotidiano. Attraverso il mio fare quotidiano posso chiedere al Sole di aiutarmi, posso chiedere al Sole di cedermi la sua energia. Quando è che il Sole mi cede la sua energia? Quando il mio fare nel quotidiano è un fare che costruisce la libertà del fare per costruire il potere di essere. Quando il mio fare tende a sottrarre gli esseri umani dalla posizione in ginocchio. Perché? Perché gli esseri umani nella posizione in ginocchio non solo danneggiano se stessi, ma danneggiano l'intero essere natura, danneggiano il pianeta e danneggiano il divenire dell'essere sole. Dunque il mio fare diventa il fare del sole, le mie mani diventano le mani del sole, la mia libertà diventa la libertà del sole. In quel momento l'essere sole soccorre il, mio, eh, soccorre il mio fare, alimenta e mi cede energia vitale per fare questo. Non diventerò mai ricco, non farò mai un 13 al totocalcio, però avrò la velocità sufficiente per afferrare le occasioni che la vita mi metterà davanti per costruire livelli di libertà ancora maggiori. Questo serve l'energia che mi passa il sole, non serve per fare un 13 al totocalcio. A questo punto io posso chiamare il divino e la relazione che sempre... <coughs> Sempre una relazione divina, perché nel momento stesso in cui fondo il crogiolo dello stregone, col crogiolo di ogni altro essere che costruisce se stesso, è sempre una relazione divina, posso chiamare sia l'oggetto con cui mi relaziono, sia la relazione stessa, con qualunque nome voglio. Allora posso chiamare Cerere la crescita e tutta la forza che spinge a crescere, perché è una forza che attraversa l'intero universo e la chiamo Cerere. E ogni volta che io uso il termine cerere penso a questa forza di crescita. E se devo rappresentare la forza di crescita cerere come immagine, la, eh, la rappresenterò come una forza che nasce, come una forza che si espande, come una forza che attraversando l'universo dice a tutti gli esseri, dai, forza, dai, devi crescere ancora, puoi fare ancora meglio, esiste qualcosa che tu puoi fare. E così vale per qualsiasi... Ciao, ci vediamo, grazie. E così vale per qualsiasi altra immagine. Se io vedo il cielo, per me il cielo è Giove, perché io lo percepisco in quella forma, in quella consapevolezza. E qualunque cielo, sotto qualunque cielo, io sarò sotto Giove. Chiaramente Giove assumerà tanti aspetti quanti io ne voglio percepire. Perché io... ciao, 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 ciao. ciao grazie. Ciao, ciao. Anche a voi. Ciao. E a perto, grazie. Grazie. Chiudi questa qua, sì si sì, chiudo io dopo. Ciao ragazzi. Questo è l'essenza del Paganesimo e da qui parte la costruzione del Paganesimo. Chiaramente il cristianesimo ha fatto una guerra ferocissima nei confronti del Paganesimo. Ha fatto una guerra per far dimenticare che cos'è il Paganesimo. Ma non l'ha fatta solo il Cristianesimo, l'ha fatta anche gli imperatori di Roma gente che viene passata come pagana. Ma perché viene passata come pagana? Perché il cristianesimo fa comodo dividere se stesso non dalla religione ma dal, da un comando religioso, da un comando dal qual, col quale lui si può rafforza, rapportare. Scusate un attimo solo. È più facile per il cristianesimo che un modo di pensare di appropriazione, eh, relazionarsi con qualcuno che ha un modo di pensare di appropriazione. Con le persone lui non è in grado di farle o le persone si mettono in ginocchio o le persone lui le ammazza per cui il cristianesimo non è in grado di eh, rapportarsi con un sistema religioso con un sentire religioso perché? perché una persona che costruisce se stessa e che dice alla fine del tempo alla fine dei mutamenti io posso diventare eterno e costruisco la coscienza universale non può essere né capita né compresa da una persona che dice io eh, credo in Dio, la verità di Dio è la verità eh, di, della mia fede, è la mia fede. Bene, la fede blocca il cervello, blocca la possibilità della persona di eh, affrontare il mondo, di sviluppare se stessa. Dio eh, risolve il divenire della persona, dunque la persona muore all'interno di questa verità e morendo non è che dice beh, ma tanto fa, eh, tutti e due hanno 80 anni, no. La persona che eh, segue Dio a 80 anni ha chiuso sistematicamente e progressivamente l'espansione del proprio pensiero lo ha chiuso proprio pensando a Dio, proprio eh, a, aspettando l'attesa che arrivi Dio, che arrivi il Gesù, che arrivi quest'altro dai nuvole a destra del Padre e porcherie di questo genere. Per cui ha chiuso progressivamente se stessa. Al contrario, la persona invece che dice alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti. Eh, io divento eterna, la, è una persona che è responsabile dell'attimo presente, de, del secondo che sta vivendo e lo sfrutta per, per crescere, per migliorarsi, qualunque cosa gli succeda, mh, usa ciò che sta succedendo in quel momento per imparare, per dilatarsi, per costruire la sua magia. Bene. Quella persona alla fine dei mutamenti ha un bagaglio di conoscenze, ha un bagaglio di espansione, ha la capacità di eh, afferrare tanti aspetti dell'esistenza che l'altra persona ha perso, l'altra persona ha rinunciato. Per cui le due persone, anche se hanno tutte e due 80 anni, non sono uguali. Una sta aspettando di morire e, e spera, è nell'attesa della resurrezione di Dio. L'altra.. Aspetta soltanto di morire per passare dall'altra parte, cioè per, per continuare a sfruttare ogni attimo in cui sta vivendo. Per cui esiste alla fine del tempo, alla fine anche de, del tempo fisico, una differenza sostanziale fra le due persone per come hanno vissuto. Cioè, come hanno vissuto ha determinato eh, il loro esistere all'interno della vita e il loro presentarsi davanti alla morte. La persona che è vissuta affrontando la vita, prendendo le proprie mani, la responsabilità della propria vita, davanti alla morte non gliene frega più niente, perché anche davanti alla morte del corpo fisico lei saprà prendersi in mano la responsabilità della sua vita. E dopo, se la morte è dolorosa, chiaramente il dolore è un altro discorso, cioè il dolore fisico, sto parlando, è un altro discorso. Eh, uno che muore schiacciato, non so, da un schiacciassi finché non, non spira a, a dolore, insomma a meno che non riesca a bloccare tutti i sensi con bombardamenti chimici, ma quello è un altro discorso ancora. Comunque, a parte il dolore dolor fisico, eh, la persona che ha dilatato se stesso aspetta di morire per continuare a dilatarsi, cioè la morte è un combattimento, la morte del corpo fisico è un combattimento. Per quest'altra persona, invece, la morte del corpo fisico è una disperazione, un'attesa disperata, intanto ha buttato via l'occasione della sua vita. Dopodiché, è là in attesa che arrivi, che arrivi il Dio a, a soccorrerla. Se si assiste alla morte delle de due persone, siano sensazioni completamente diverse. E la, la morte di una persona che è vissuta, è vissuta costruendo se stessa è un potere, è una forza della natura, è, è in grado di scuotere i presenti. La forza, invece, eh, con cui muore una persona che è sempre vissuta in ginocchio. È l'essenza della disperazione, è la liberazione da una disperazione, la fine di un incubo, come se l'esistenza fisica fosse stata un incubo. E le due cose non possono essere disgiunte. Per tornare poi al discorso delle differenze fra il paganesimo e la stregoneria. E la stregoneria, ricordiamo sempre, che è l'arte attraverso la quale l'essere umano si toglie dalla posizione in ginocchio. Cioè è eh, quel cammino che porta a dilatare la persona nel mondo, qualunque sia la qualità del cammino, qualunque sia il punto di partenza, qualunque sia eh, la situazione che la incontra. E il paganesimo è invece eh, la capacità, la possibilità della persona di percep percepire il mondo che in cui vive uguale a se stessa. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Eh, il mondo in cui vive uguale a se stessa, cioè la, eh, la persona concepisce il mondo uguale a sé, con le sue tensioni, con i suoi desideri, con i suoi bisogni, con le sue aspirazioni. Bene, Questa, eh, questi, questi due cammini possono essere disgiunti soltanto all'inizio, cioè soltanto quando una persona, magari guardando il tramonto, sente che il tramonto ha un potere in sé. Cioè il sole riesce a comunicargli, cioè a parlare con la sua parte sole della persona, diciamo così, cioè, che non è morta, che non è sopita, che non è stata distrutta, e eh, fargli di capire che lui è vivo. E l'emozione che si prova non è altro che il riflesso nella ragione di questa sensazione. Ebbene, quando quella persona comincia a capire che il mondo che ci circonda è consapevole di se stesso... Inizialmente tenderà a trasferire la morale che ha imparato dal cristianesimo o che ha imparato nell'educazione, ma poi comincerà a capire che il mondo si muove con morali proprie, non esiste una morale definita, esistono delle necessità ed esistono degli atti di volontà. Però il pagano riesce a concepire il mondo vivo in sé. L'apprendista stregone, eh, nonostante riesca a trovare il mondo, il mondo vivo in sé, Trova qualcos'altro, trova le tensioni. Cioè, quando mh, voi sentite parlare che gli stragoni fanno delle stragonerie, fanno delle magie, alterano la situazione, cioè, in realtà mh, è vero solo in parte, cioè, nel senso che eh, la è lo stregone è capace di alterare i flussi di energia e i flussi di tensione. Però l'alterazione dei flussi di magia, eh, dei, dei flussi di, di tensione non è immediata, è nel senso che se io faccio un'azione di stregoneria non è che domani ho il risultato, ho il risultato nei mutamenti, cioè è come se io nella vita normale inserisco delle variabili, per cui quelle variabili possono andare a buon fine o possono non andare a buon fine a seconda del concorso delle altre volontà che incontrano. Eh, qualcuno mi aveva telefonato una volta parlandomi di malocchio. Allora, il malocchio in realtà non esiste nel modo più assoluto e categorico. Cioè, nessuna forza, nessuna persona può fare il malocchio a un'altra persona. Si può giocare soltanto sulla. Eh, sulla. come si dice? Sulla, sui preconcetti, sulle. Cioè, su, sui, sui, sui pregiudizi che ha una persona, sul, um, si può giocare su questo per indurla a pensare di aver qualcosa che non va bene. Però è solo un gioco psicologico, non è uh, effettivamente un atto di eh, stregoneria, perché per difendersi da un atto di stregoneria, come per difendersi per esempio dall'azione di essere di energia, eh, basta prenderli a calci, cioè basta esercitare la propria volontà. Basta anche far finta che non esistano, è la stessa cosa. Cioè, eh, per difendersi dal mondo che ci circonda, basta ignorarlo e il mondo che ci circonda ci ignorerà nella misura in cui non siamo nocivi per lui. Per cui non esiste eh, atti di stragoneria, atti ad incidere sulle persone eh, in maniera diretta, in maniera in maniera negativa c'è la possibilità soltanto di esercitare la magia nera mettendo in ginocchio chi non si può difendere questa è l'unica cosa che esiste pronto? Pronto? Eccolo qua, perfetto. Eh, Volevo chiedere, eh, a proposito del discorso che sto facendo adesso, energia negativa, è possibile mandarla? A, a distanza? No, la puoi solo scalcare. Ok? Ciao. Allora, vediamo un attimo di spiegare questo concetto. Eh, noi siamo un corpo di energia vitale, no? L'energia vitale è tale nella misura in cui scorre. Quando è che diventa energia negativa? Quando i flussi di energia vitale, anziché scorrere veloci, tendono a fermarsi, tendono a bloccarsi. Noi comunque, eh, nella nostra attività... Mm, diciamo questo, facciamo finta di avere 100 gradi di energia. Mm, è una misura tanto per parlare, non, non significa niente. 100 gradi di energia. Nella nostra attività ne fermiamo, ne fermiamo eh, 20 gradi, diciamo abbiamo 20 gradi di energia ferma, cioè di energia negativa. Bene, qualunque attività noi facciamo e scarichiamo nell'ambiente, se noi siamo vitali, scarichiamo l'energia negativa, i 20 gradi di energia negativa e assorbiamo dall'ambiente dell'altra energia che acceleriamo, cioè dell'altra energia che viene a prendere il posto di questa. Cioè lo scambio energetico che esiste anche quando si mangia, si va al gabinetto, si fa l'attività lavorativa, si fa attività di concentrazione, di meditazione, eccetera. È sempre uno scambio di energia, dove nell'ambiente cerchiamo sempre di scaricare l'energia ferma, perché? Perché nell'aria, nell'atmosfera, questa energia si accelera. Arrivare a mandare l'energia negativa a qualcuno eh, lo, possiamo fa lo possiamo fare in realtà eh, soltanto quando la persona è predisposta ad afferrare questo tipo di energia. Cioè, esistono degli spiriti esistono degli, eh, che hanno la capacità in effetti di eh, concentrare la loro energia negativa, però non è che possono darmi la loro energia negativa possono indurre me a fermare la mia energia, cioè la persona in ginocchio non è in ginocchio soltanto perché gli hanno insegnato a mettersi in ginocchio, ma perché eh, con il condizionamento educazionale i suoi flussi di energia sono stati fermati, Cioè anziché sprizzare energia a tutti i poli, sprizzare la ricerca di conoscenza, di consapevolezza, ricerca del de proprio sognare, Affrontare la vita, prendersi nelle proprie mani la propria responsabilità, che è un flusso di energia, è uno scorrimento veloce di energia. Di essere stato detto: stai buono, stai tranquillo, eh, rilassati, mettiti in ginocchio, pensa a Dio. Se in pratica non è soltanto un'azione meccanica, è proprio un'azione energetica dove la sua energia è stata un po' alla volta fermata. Per cui tutto sommato non è che qualcuno gli abbia dato la sua energia negativa, semplicemente gli è stata fermata la sua energia. Dopodiché esistono degli scambi di energia negativa, perché la Terra tende a scaricare la sua energia negativa, io scarico eh, e lo scarica la sua atmosfera, eh, io tendo a scaricare la mia energia negativa eh, nell'ambiente in cui vivo e naturalmente assorbo altra energia che accelero, in parte energia positiva e in parte energia negativa. Se io mangio una bistecca. Oltre alla bistecca che mangio, mangio anche una parte di energia positiva, di, di energia, diciamo così, vitale, normale, e una parte di energia chiamavo, negativa. Eh, però sta a me avere la capacità di riaccelerare questa energia, esattamente come la Terra riaccelera l'energia negativa che gli viene da tutti i cadaveri che ha. Esattamente come l'atmosfera riaccelera dell'energia eh, negativa che ha, è così. Cioè in realtà è come se tutti quanti noi, cioè tutti gli esseri che esistono, siano dei motori energetici, però essenzialmente non si è in grado, non si può eh, dare l'energia negativa a qualcuno. Assolutamente. Eh, ogni, ogni essere è un, è un motore, un acceleratore di energia, non c'è niente da fare. Esistono degli, eh, degli esseri di energia che tentano di fare questa operazione, però dico più che dare la loro energia negativa, tendono a bloccare i flussi di energia negativa. Cioè, se io non mi prendo più nel nelle mie mani la responsabilità della mia vita, ma la delego a qualcun altro, devo uccidere qualcosa, devo uccidere qualcosa dentro di me e devo bloccare dei flussi di energia. Per cui eh, l'essenza secondo me è quella proprio che l'individuo si prenda nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Nessuna energia negativa lo tocca. Inso. Dopodiché esiste dei, un caso particolarissimo. E il caso particolarissimo è l'essere Terra, cioè il pianeta Terra. E praticamente, quello è successo: nel corso di milioni di anni si sono formati tanti giacimenti di petrolio, di carbone, di materiale organico stagnato, che è, sono sacche di energia negativa. E Sono sacche di energia negativa che la Terra da sola, il pianeta da solo, non è in grado di smaltire se non fondendo la crosta terrestre cioè non è in grado di riaccelerare. E qui entrano in gioco gli esseri umani che, grazie all'inquinamento, cioè gli esseri umani inquinando, perché hanno le mani, eh, in pratica non fanno altro che levare l'energia negativa dalla Terra, che ferma sotto forma di carbonio e di petrolio, e gli esseri umani la mettono in una condizione in cui può essere accelerata. Dopodiché sta agli esseri umani eh, distruggersi la vita oppure non distruggersi, cioè... Se noi eliminiamo tutti i depositi di carbone, di petrolio e varie altre di energia negativa che ha la Terra nel giro di 100 anni, distruggiamo l'atmosfera e distruggiamo le nostre condizioni di vita. Se questa operazione la facciamo in 1000 anni, facciamo la stessa operazione che la Terra desidera, però nello stesso tempo non ci distruggiamo le condizioni di vita. Per cui nelle condizioni di esistenza che la Terra ci ha permesso di esistere, fra le altre cose, anche per questo motivo, noi abbiamo la possibilità di scegliere, proprio come dei, se ehm, avere un'atmosfera decente nella quale continuare a vivere o se non avere un'atmosfera decente. Per cui possiamo consumare quanto esiste in 100 anni, possiamo consumare quanto esiste in 1000 anni. Le, la scelta è soltanto della specie umana e delle condizioni, delle forze che la attraversano. Eh, sono arrivati i Crazy il Cinzia e gli amici. Adesso, fra poco, io vi lascerò i microfoni. Vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, stragoneria, Paganesimo, esattamente la seconda parte, quella che di solito leggo: Il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Oggi non ho letto Il Gesù di Nazareth, l'infamia umana perché ho, ho voluto fare tutta una serie di precisazioni. Sulla trasmissione che avrebbe dovuto andare in onda oggi pomeriggio. Purtroppo la trasmissione di oggi pomeriggio è stata funestata da Giove Tonante che ci ha bloccato la radio e ci ha bloccato le trasmissioni per un bel po' di tempo. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni.